Io ne sento. Buonasera, io ho un enorme piacere e anche onore perché si tratta di un grande scrittore che interpreta come pochi le questioni, le domande che ci stiamo ponendo tutti un po' in questi ultimi anni e soprattutto in questi ultimi mesi. E allora, come è stato già detto, lo scrittore è Fernando Aramburu. È uno scrittore spagnolo, è basco e in italiano sono usciti due suoi libri, l'uno Patria, l'anno scorso, è un romanzo lunghissimo e potentissimo, ambientato nei Paesi Baschi, in cui si racconta la storia, tante tante storie, ma al centro c'è la storia di un imprenditore che è vittima di un attentato perché non vuole pagare, possiamo chiamarlo il pizzo, possiamo chiamarlo il contributo, a seconda delle persone, all'ETA, all'organizzazione indipendentista basca che per lunghi anni ha praticato il terrorismo. Il secondo libro è una raccolta di brevi racconti, intitolata Dopo le fiamme, e anche qui Fernando Aramburu racconta storie dei Paesi Baschi, storie di che cosa succede alle persone quando si trovano in mezzo o quando sono protagonisti di un conflitto che ha al centro la questione dell'identità, qualche volta la questione dell'indipendenza, ma è soprattutto la questione dell'identità. E la cosa che ovviamente Aramburu è uno scrittore, quindi come tutti i bravi scrittori, non ha una tesi, assume vari punti di vista, i personaggi, i protagonisti sono autonomi. E quindi tutti i protagonisti, anche i più cattivi, hanno il loro punto di vista raccontato e espresso in una maniera assolutamente credibile. Il racconto, come dicevo, è sempre intorno a che cosa ci succede a noi umani, nello specifico ai baschi e agli spagnoli, quando si ha un conflitto intorno, appunto, come dicevo, alla questione dell'identità. Ovviamente non devo spiegarvi che per lunghi anni i baschi e l'ETA hanno chiesto l'indipendenza dei Paesi Baschi. Allora io partirei, più che entrare dentro i libri che magari non tutti hanno letto, parlerei, poi magari citiamo anche i libri se Fernando ne avrà voglia, soprattutto lui se vorrà citarli più che io. Comincerei da una domanda credo più generale e forse la più introduttiva, ma forse anche abbastanza importante. Negli ultimi anni, qui in Europa, non solo in Europa, ma stiamo parlando dell'Europa, siamo anche alla vigilia delle elezioni, non parleremo delle elezioni europee ovviamente, parleremo della letteratura, e non facciamo altro che parlare dell'identità. Una volta non era così, una volta uno era quello che era, ma l'identità intesa come identità etnica, religiosa o cose simili non era la cosa più importante. Era più importante forse l'identità politica, l'identità personale, essere padre, essere figlio, essere comunista o democristiano o qualche altra cosa. Ultimamente parliamo moltissimo di queste questioni. Allora siamo prima gli italiani o prima gli spagnoli o l'indipendenza della Catalogna o l'indipendenza dei Paesi Baschi, eccetera, eccetera.
Allora, che cosa ci è successo qui in Europa? Perché dopo tanti, perché all'improvviso, non all'improvviso, è questa la questione? Buongiorno pubblico gentile, lo primo. Bien, considero que la identidad, es decir, lo que somos cada uno de nosotros singularmente, es una necesidad básica del ser humano. Si yo miro en un espejo, veo un hombre con barba, un hombre que mide 1,76, yo soy así, pero estos datos son exclusivamente míos. Solamente me caracteriza a mí. Mi sentite? No. È partito. Io credo che la questione dell'identità, cioè ciò che siamo, sia una necessità fondamentale dell'uomo. Quando io mi guardo allo specchio, vedo un uomo con la barba, un uomo che misura 1,76 m, perché sono così, ma questi sono dati esclusivamente miei. Pero si me pregunto más y quiero saber quién soy y digo que soy italiano o que soy español o que hablo el idioma que hablo o tengo unas convicciones o unas creencias religiosas, esta identidad me viene de fuera de mí, me la dan las personas, la sociedad en la que vivo, me la transmiten mis padres, la aprendo en el colegio. Es decir, que para saber quién soy yo no me basta el espejo, sino que necesito la sociedad, el grupo, la familia, el país en el que yo vivo. Però se mi chiedo qualcosa di più, cioè mi chiedo chi sono, e mi rispondo dicendo che sono ad esempio italiano oppure spagnolo, che parlo la lingua che parlo, che ho le mie convinzioni, che ho un credo religioso, in questo caso l'identità viene da fuori da me, viene dalla società, viene dalle persone, viene dai miei genitori, viene dalla scuola. Quindi per sapere chi sono non mi basta guardarmi allo specchio, è necessario invece guardare alla società, al gruppo a cui appartengo, alla famiglia, al paese in cui sono nato o in cui vivo. Durante años hemos estado con el deseo de ir al encuentro de los otros, de crear una unión de países, una unión europea, lo que supone ceder soberanía, ir al encuentro del otro, aprender los idiomas de los otros, comer paella fuera de España, comer pasta fuera de Italia. De alguna manera, durante unas décadas en Europa, hemos estado abriéndonos a los demás, no hemos estado encerrados en nuestra identidad original. Per molti anni abbiamo avuto questo desiderio di andare verso gli altri, no? di realizzare una grande unione di paesi, l'Unione Europea, e questo comportava il fatto, ad esempio, di cedere sovranità, di andare appunto a rivolgersi verso gli altri, parlare le lingue degli altri, mangiare paella fuori dalla Spagna, mangiare pasta fuori dall'Italia. Per dei decenni abbiamo avuto questo desiderio di andare, di aprirci, di andare verso gli altri e non di rimanere intrappolati soltanto nella nostra identità. Ya llega un momento en que muchos ciudadanos ven lo que es su identidad original en peligro. Sienten que hay poderes financieros, pienso en China particularmente, que llega y compran casas, tierras, fábricas. En nuestras ciudades se ven invadidas por turistas, masas de turistas que llegan a las ciudades.
inmigrantes que llegan a nuestros países huyendo de la guerra o de la miseria. Y esto genera, está generando en países de Europa una incertidumbre, un miedo a que el paisaje, la comunidad en la que nos hemos criado, pierda su personalidad, pierda sustancia nacional. Ese es el momento que esperaban los populistas para llegar al poder valiéndose del miedo de los ciudadanos. Quindi i cittadini adesso sentono che questa loro identità originaria è come in pericolo, vedono dei poteri finanziari che si affermano, vedono i cinesi che arrivano e ci comprano le nostre case, le nostre terre, le città invase dai turisti, gli immigranti che arrivano da noi fuggendo dalla guerra e dalla miseria. E quindi questo genera nell'Unione Europea, nei nostri paesi, incertezza e paura. Abbiamo paura per i nostri paesaggi, per le nostre comunità, abbiamo paura di perdere la nostra personalità, la sostanza che ci ha formati. E questo è proprio il momento che aspettavano i populisti per andare al potere, basandosi proprio su questa paura. Ho già detto che l'identità è un sentimento completamente umano. Io vivo in Alemania desde hace 30 años con la condición de extranjero. Tengo mi corazón. Cuando el equipo de fútbol de mi ciudad gana, me alegro. Cuando bebo vino de Rioja, siento no solamente que mato la sed, sino que tengo como un golpe sentimental. Todo esto a mí me parece perfectamente normal, me parece humano. El problema político, fundamentalmente, empieza cuando esta identidad, estas señas de identidad, las queremos imponer a otros. Cuando en un espacio geográfico solo admitimos un tipo de identidad. Cuando cerramos o queremos cerrar con muros, con fronteras, una región, un país, para que en ese lugar solamente viva un determinado tipo de ciudadanos. A esto tradicionalmente se le ha llamado nacionalismo y ha creado muchas tragedias en la historia europea. Pensábamos que las habíamos o las estábamos superando gracias a la creación de un espacio común, de una casa común, que es la Unión Europea. La Unión Europea ha permitido una cosa insólita en Europa, que son muchas décadas sin guerras. Esto en la historia de Europa es muy novedoso. Uno va a cualquier lugar de Europa y empieza a excavar y le saldrá un casco de la Segunda Guerra Mundial, un poco más abajo un uniforme de la Primera Guerra Mundial, un poco más abajo un fusil de cualquier guerra del siglo XIX, una bota de un soldado de Napoleón, y así capa tras capa hasta llegar a las puntas de flechas de las armas de los hombres prehistóricos. L'identità secondo me è un sentimento umano. Io da 30 anni ormai vivo in Germania, quindi sono uno straniero, e ancora oggi quando la mia squadra di calcio vince io mi sento molto felice, ne sono fiero, o quando bevo un vino della Rioja non soltanto mi disseto ma sento una sensazione anche emotivamente molto forte. Questo mi sembra in realtà normale, è umano. Il problema politico comincia quando questa identità vogliamo imporla a qualcun altro, quando si cominciano a creare muri, quando si cominciano a costruire frontiere e all'interno di quei muri, di quei recinti si vuole imporre soltanto un tipo di identità, quindi si vuole chiudere
un certo tipo di territorio soltanto, o un tipo di territorio soltanto a una certa categoria, una certa tipologia di cittadini. Questo è quello che chiamiamo nazionalismo. E il nazionalismo è stato all'origine di grandissime tragedie nella storia dell'Europa e veniva superato, era stato superato grazie alla costruzione di una casa comune che è stata l'Unione Europea, ed è una costruzione molto insolita, originale. Pensate che questo ci ha garantito dei decenni senza guerre, una novità assoluta. Pensate che in qualunque luogo, in qualunque paese dell'Unione Europea, se si scava sottoterra, troviamo magari un elmetto della Seconda Guerra Mondiale, un uniforme della Prima Guerra Mondiale, un fucile, un frammento di una bomba o addirittura dei resti delle guerre napoleoniche. Ci sono tanti strati di armi che si trovano nei nostri territori, fino ad arrivare alle punte delle frecce degli uomini preistorici. E magari di calcio parleremo dopo ancora, perché avrò una domanda ovviamente sulla squadra per cui tifa. Però io vorrei, se mi permetti Fernando, di proseguire un po' a parlare dell'Europa, su questa scia. E mi è capitato di leggere non è una domanda all'intellettuale più che allo scrittore, se poi non hai voglia di rispondere, pace. E mi è capitato di leggere ultimamente semplicemente un discorso di Daniel Cohn-Bendit, che probabilmente tutti sapete chi era uno dei leader del 68 parigino, per lunghi anni deputato dei Verdi al Parlamento europeo, e la cosa strana, o forse non strana, è che lui era deputato e leader dei Verdi sia in Francia che in Germania. Quindi un uomo che ha almeno due identità, poi ne ha probabilmente molte altre. E in questo discorso lui spiegava autobiograficamente, parlando dell'Europa, semplicemente, io sono nato nel 1945 a Montauban in Francia, sono stato concepito ancora sotto l'occupazione tedesca, e i miei genitori erano e Dani Cohn-Bendit che parlano io, erano profughi della Germania in Francia, e per loro l'idea che la Francia e la Germania non solo non sono in guerra, ma non hanno neanche una vera frontiera, sarebbe qualcosa di inconcepibile, impossibile, per loro sarebbe il paradiso. Allora la domanda è, sì un po' allo scrittore, perché tu da scrittore ti occupi di emozioni e di sentimenti, ovviamente. E perché noi che sappiamo di avere più identità, che sappiamo che l'Europa è una delle più belle cose che abbiamo costruito negli ultimi decenni e che l'Europa ha tanti pregi, per esempio ha inventato la forma romanzo in cui tutti parlano, c'è la pluralità delle voci, no? A differenza di altre forme, ed è in grado di spiegare il mondo, che ha saputo fare i conti con il colonialismo, con il razzismo, con tutto quanto, all'improvviso noi europeisti non siamo più in grado di spiegare in una maniera calda, emozionale, perché bisogna amarla. Cioè, mentre i populisti sono in grado di spiegare perché bisogna odiare l'Europa, noi non siamo in grado di spiegare perché invece bisogna amarla. Allora, come dobbiamo parlare con le persone per dire, guardate, l'Europa è una cosa bellissima, vale la pena di vivere e vale la pena anche di sacrificare qualcosa perché ci sia un'Europa? Cioè, le migliori menti del nostro continente hanno sognato l'Europa, no? Qui c'è Renata Colorni, mi è venuto in mente. Io considero che ora mismo il principale problema che tiene la Unión Europea es su éxito, es el hecho de que ha conseguido sus objetivos, que son los de formar una unión de países en un espacio democrático, pero la historia no se detiene y las nuevas generaciones también desean
aportar sus cambios. Y Europa, al formar un espacio de alta civilización, tiene ciertas debilidades. Una de ellas es una debilidad militar, evidente. Otra es una debilidad financiera también. Esto, si el mundo fuera solamente Europa, esto no sería ningún problema. Pero es que el mundo no es solamente Europa, sino que también está Estados Unidos, con un presidente sobre cuya estabilidad psicológica tengo mis dudas. Bueno, está Putin, que es un hombre que tiene un gran rencor contra Europa, porque le habría gustado ser europeo, pero Europa sigue cerrando las puertas a Rusia. Está China, que ha descubierto la manera de colonizar el mundo sin invadirlo con ejércitos, simplemente comprándolo todo. Y la India está esperando su turno. Hay zonas de miseria, de guerra, Siria, Palestina, Libia, está la pobreza en el sur de África. Y está Europa como un jardín en el centro y no tiene respuesta para problemas de tipo global que también le afectan. Sì, secondo me oggi il problema principale dell'Unione Europea è proprio il suo successo, è vittima del suo successo perché ha raggiunto i propri obiettivi, è riuscita a stabilire un'unione di paesi all'interno di uno spazio democratico e la storia non si ferma e le nuove generazioni vogliono dei cambiamenti. L'Europa è riuscita a costruire uno spazio di alta civilizzazione che però ha delle sue debolezze, ad esempio una debolezza militare, una debolezza finanziaria. Se il mondo oggi fosse soltanto l'Europa non ci sarebbero problemi, ma purtroppo non è così. Ci sono anche gli Stati Uniti con un presidente sulla cui stabilità psicologica ho forti dubbi. Poi c'è Putin che ha un rancore nei confronti dell'Europa perché avrebbe voluto lui stesso essere europeo e l'Europa sta chiudendo le porte alla Russia. E poi ci sono i cinesi, la Cina che è riuscita a colonizzare il mondo senza invaderlo, cioè comprandolo. L'India aspetta soltanto il suo turno, ci sono poi zone del mondo in grandissima sofferenza, la Siria, la Palestina e altre, la povertà di alcune zone dell'Africa. L'Europa quindi è come una sorta di giardino al centro di questo mondo e non riesce a trovare delle risposte a problemi globali che invece la colpiscono. Los extremistas consideran que los problemas sociales que puede tener la Unión Europea se arreglan destruyendo la Unión Europea, como ocurre también en mi país, donde algunos piensan que los problemas sociales, económicos, se solucionan rompiendo el país. Yo dudo mucho que un retorno a épocas pasadas solucione problemas actuales. Y tengo la esperanza de que cuando Europa se sienta los primeros síntomas de, no voy a decir de invasión, pero sí de ataque económico, por ejemplo, de otras potencias, surja algo así como una identidad europea. Probablemente la Unión Europea no ha conseguido todavía crear un patriotismo europeo. Tenemos una bandera que es muy fea, además, una bandera azul, unas estrellitas que de verdad yo no sé quién la diseñó, pero creo que por ahí van las cosas. Pero yo les digo una cosa desde el punto de vista personal. Yo llegué ayer a Italia, hice transbordo en Zurich, en Zurigo,
a mí la policía no me controló y yo pago aquí con los mismos euros que tenía en Alemania en el bolsillo. Yo estoy casado con una mujer que es alemana, pero yo no la puedo considerar... No, esta no es mi mujer. No la puedo considerar extranjera. Yo tengo dos hijas que son alemanas. Para mí no son extranjeras. Administrativamente sí son extranjeras. O yo soy extranjero para ellas, ¿no? Quiero decir que yo veo el futuro de Europa por ahí. Es decir, en el encuentro entre los ciudadanos, entre los estudiantes que van a estudiar a otros países, a otras ciudades. Yo creo que ese es el futuro. Y siempre habrá problemas sociales, siempre habrá problemas económicos. Por una razón, y es que el paraíso no existe. Por lo menos en la Tierra no existe. ¿Eh? Gli estremisti pensano che i problemi sociali dell'Unione Europea si possano risolvere distruggendo l'Unione Europea. Anche nel mio paese ci sono persone che pensano che i problemi sociali ed economici si risolvono rompendo il paese. Io dubito che invece la soluzione sia un ritorno verso il passato, la soluzione per i problemi attuali. La mia esperienza è che l'Europa a un certo punto percepisca i primi sintomi, ad esempio di un attacco economico da parte di altre potenze, e che questo contribuisca a formare una vera identità europea. Per ora non esiste un patriottismo europeo, abbiamo una bandiera europea che è bruttina, con queste stelline sperse su uno sfondo blu. Penso che io ieri sono arrivato in Italia, ieri sera, facendo scalo a Zurigo, e che non ho dovuto superare nessun controllo di polizia, che qui pago con la stessa moneta, l'euro, con cui pago anche le cose che compro in Germania. Io ho una moglie tedesca e per me non è una persona straniera, ho due figlie tedesche e non sono straniere, oppure magari potrei essere straniero io per loro, lo sono soltanto da un punto di vista amministrativo. Penso che il futuro dell'Europa sia proprio nel fatto di formare sempre più e di unire sempre più cittadini che possano circolare liberamente, studenti che possano andare a studiare in altri paesi. Questo deve essere il futuro dell'Europa. Per il resto ci sono le questioni economiche, ma il paradiso non esiste, o almeno su questa terra il paradiso non esiste. Ebbene, vorrei soffermare un attimo su una questione in apparenza di calcio. Tu per quale squadra tifi? La Real Sociedad de San Sebastián. Real okay. Sociedad de San Sebastián. Ok, allora... Una squadra modesta. Beh, io tifo per una squadra che forse va in Serie B, quindi figurati. Allora... Allora, no, è la Fiorentina, figurati. E quindi, no, allora, la domanda è questa. La racconto attraverso una storiella che è molto più divertente. Un giorno ero a Madrid e sul taxi c'era la radio accesa e si parlava alla radio di calcio. E c'era una partita, non mi ricordo quale, e il tassista ha cominciato a parlare con me di calcio spagnolo, e io gli ho detto, rischiando, forse eravamo a Madrid, e ho detto, vabbè, era il momento di rischiare, gli ho detto: guardi che io fin da ragazzo, fin da giovane, ho sempre tifato qui in Spagna per il Barcellona. E la domanda era perché? Ho detto, beh, certo, perché sono sempre stato un antifascista e resto antifascista, no? Barcellona era la squadra di noi ragazzi antifascisti. E Real Madrid era la squadra dei franchisti. Il tassista mi ha detto: guardi signore, non è più così. Allora vorrei che tu continuassi se hai voglia. Cioè, cosa è successo nel frattempo in Catalogna? E cosa è successo nel frattempo nei Paesi Baschi? E perché noi antifascisti oggi abbiamo difficoltà a identificarci sia con i Baschi, che tutto sommato erano l'avanguardia della lotta contro i Baschi, no?
sono stati loro, contro il franchismo, contro il fascismo, sono stati loro a far saltare in aria Carrero Blanco e queste cose qui, e li abbiamo applaudito. E allora cosa è successo nel franchismo? Non so se oggi applaudirei di nuovo questa cosa, ma magari parliamo dopo dell'uso della violenza. Ma cosa è successo in Catalogna, in Paesi Baschi, per cui queste istanze indipendentiste sono per lo più discutibili, anche per gente come noi che siamo antifascisti? Sì, io non sono un politologo, né un sociologo, io sono un scrittore, que además lee los periódicos, ¿de acuerdo? La palabra fascismo se usa mucho en España ahora y tiene distintos significados según quien la diga y dónde la diga. Por ejemplo, en el País Vasco, en Cataluña, un fascista es uno que no es nacionalista, uno que no es nacionalista e independentista, aunque sea de izquierdas. En realidad, la palabra sirve como insulto. Es decir, no hay nadie que se denomine a sí mismo fascista, como antiguamente, sino que es un calificativo que sirve para insultar, pero sirve para algo más. Y es que al llamar a fascista a cualquier persona disidente, de la idea hegemónica del lugar, se abre la veda. Es decir, esa persona ya es agredible. Esa palabra da permiso para agredir a esa gente. Eso es lo perverso, porque en realidad quienes usan los métodos fascistas, es decir, la violencia, la imposición de una idea única, son precisamente aquellos que usan esa palabra. Io non sono un politologo, neanche un sociologo, sono semplicemente uno scrittore che legge i giornali. Si parla molto e si usa molto la parola fascismo in Spagna, però è una parola che ha diversi significati a seconda di dove viene pronunciata e da chi viene pronunciata. Ad esempio, nei Paesi Baschi è fascista chi non è nazionalista, quindi la parola fascista viene utilizzata come insulto, anche per rivolgersi eventualmente a qualcuno di sinistra. E nessuno dice di se stesso io sono un fascista, quindi è una parola che viene utilizzata per insultare. Quindi fascista è spesso chi è semplicemente dissidente, anche in questo modo diventa aggredibile. Questo è l'aspetto perverso, perché molto spesso chi utilizza metodi fascisti sono proprio le persone che utilizzano questa parola nei confronti degli altri. Por lo demás, pues la historia de España desde su nacimiento tiene unas constantes. Una constante es la mala cohesión de los distintos territorios. Así como los países europeos se dedicaban a combatirse entre ellos, los españoles se combatían entre ellos. Somos un país de guerras civiles, desgraciadamente. Pero si ustedes se dan cuenta, verán que los territorios donde está en auge el independentismo son los territorios económicamente más fuertes de España. Y si uno ve los objetivos, las leyes que promulgan estos partidos nacionalistas, son claramente discriminatorias, son incluso xenófobas. La storia della Spagna fin dalle sue origini è stata caratterizzata da un elemento costante, che è la cattiva coesione fra i propri territori. Mentre in Europa i paesi guerreggiavano, lottavano fra di loro, in Spagna i vari territori e i cittadini lottavano fra di loro. La Spagna era un paese di guerre civili, e credo che quello che ha provocato in tutti questi territori e anche in caso dell'Europa questo aumento, questo esacerbarsi dell'indipendentismo è proprio il fatto che ci sono stati elementi economici
molto forti che hanno dato questa spinta e che gli obiettivi e le leggi dei partiti nazionalisti spesso sono contrassegnate da discriminazioni, se non addirittura da xenofobia. Il canciller Otto von Bismarck dijo en el siglo XIX que España era el país más fuerte del mundo porque lleva 500 años, ya 600, tratando de suicidarse y no lo ha conseguido hasta ahora. Von Bismarck, il consigliere Otto von Bismarck, disse nel XIX secolo che la Spagna era il paese più forte del mondo perché da 500 anni cercava di suicidarsi ma non c'era riuscita. De todos modos, España es inexplicable fuera de España. Es cierto que el ingreso en la Unión Europea nos ha permitido, por primera vez en nuestra historia, tener una democracia que es sólida, un país que ha evolucionado en cuanto a infraestructuras, en cuanto a comercio, exportaciones, ha evolucionado muy positivamente, pero estos problemas territoriales que tiene España desde su nacimiento o quizá desde antes, estos continúan y continuarán dependiendo un poco del momento histórico de Europa. La Spagna in realtà è inspiegabile fuori dalla Spagna. Siamo entrati nell'Unione Europea e questo ci ha permesso per la prima volta di avere e consolidare una democrazia che oggi è forte. Siamo riusciti a crescere molto come paese dal punto di vista economico, nelle infrastrutture, nel commercio. È stato un successo questo per noi, ma i problemi territoriali esistono dalla nascita della Spagna ed esisteranno probabilmente sempre a seconda anche di quanto accada a livello della storia, della condizione dell'Unione Europea. E probabilmente nessun paese è spiegabile a chi non vive in quel paese in Europa, ma vorrei cambiare leggermente, non completamente il tema, ma una delle cose che tu descrivi in una maniera, dire ora magistralmente sembra un'esagerazione, ma è così, è la violenza, no? Cioè, che cosa succede alle persone quando la violenza arriva a casa loro e quando sono a contatto con la violenza? E le domande sono due in realtà, e le faccio tutte e due insieme. E la seconda sarà per lo scrittore. Comincio con la prima, per intellettuale ma anche scrittore. La violenza era sempre, o per centinaia e centinaia di anni, la violenza era associata, aveva un fortissimo valore simbolico, no? E era legata anche alla questione di patria, il titolo di un tuo romanzo, della bandiera. Nel racconto Madri c'è un uomo che muore per una questione di bandiere, delle bandiere, e quindi una questione di assolutamente simbolica, se bisogna esporre solo la bandiera basca o anche la bandiera spagnola, e per questo muore quasi gratuitamente. E quindi la violenza era anche considerata un po' la levatrice della storia e insomma, si muore per la patria. Aggiungo una cosa quasi autopromozionale. Sono stato ora a Danzica a intervistare la sindaca di Danzica, Aleksandra Dulkevich, che è subentrata, è stata eletta al posto di un sindaco assassinato alla fine di una violentissima campagna di odio nei suoi confronti. E lei mi ha detto... domani esce sull'Espresso quell'intervista, ma ha detto una cosa che io ho trovato molto significativa, anche molto bella. E se noi qui a Danzica, o se noi possiamo essere fieri di qualcosa, è del fatto che la nostra rivoluzione in Polonia, a partire da Danzica, l'abbiamo fatta pacificamente, senza versare una goccia di sangue. Lascio ai populisti
la retorica sulle bandiere e sulle vite sacrificate non mi appartiene. Per una polacca è una cosa pazzesca dire questo. Allora, le domande sono due. La prima, se nello spirito del tempo, nello zeitgeist, è successo qualcosa, soprattutto con l'ingresso massiccio delle donne nella vita pubblica e nel discorso politico, per cui la violenza ci appare oggi una cosa che si può addirittura espugnare, espellere dalla storia, lo dice per esempio una filosofa come Donatella di Cesare, che è stata qui ieri, e la seconda, da scrittore, come fai tecnicamente a raccontare la violenza? Cioè, come fai ad arrivare a questi livelli di empatia che sono altissimi? Perché la violenza è qualcosa di inenarrabile per eccellenza per uno scrittore. Ma sono due le domande. Qual era la prima? Bueno, yo creo que la violencia es natural y no es privativa del ser humano. Están los animales, están los leones, están las serpientes, están las arañas. La violencia es útil porque permite conseguir ventajas, porque permite la caza, porque permite posiciones de poder dentro del grupo. Penso che la violenza sia un fenomeno naturale che appartiene naturalmente all'uomo. La violenza esiste negli animali, nei leoni, nei serpenti, nei ragni ed è utile, è anche un fattore che porta dei vantaggi, porta alla caccia, alla possibilità di ottenere una posizione di potere all'interno di un gruppo. La storia dell'umanità è precisamente il cammino del ser umano desde la brutalità natural primera pasando siglos de violencia, de guerras, en los cuales el ser humano ha ido desarrollando frenos a la violencia. Por ejemplo, los principios morales, por ejemplo, la educación. Es decir, el ser humano en su evolución va luchando contra sus instintos, los instintos que precisamente favorecen la fuerza, es decir, el privilegio del más fuerte contra il más débil. La storia dell'umanità è proprio questo, cioè è una strada che ha portato dalla brutalità originaria degli uomini attraverso secoli di violenza e di guerre fino alla capacità di mettere un freno alla violenza con i principi morali, come ad esempio con l'educazione. La storia quindi è un'evoluzione della capacità di controllare questi istinti di forza e di superare il conflitto che fa sì che ci sia sempre uno più forte che prevale sul più debole. Già il niño pequeño sabe, aprende che non deve pegare all'altro perché questo tiene in principio conseguenze negative per lui, lo van a castigar. Si da un paso más allá en su evolución, generará empatía, sabrá que hace daño a lo otro. Eso también es un freno. Già un bambino piccolo sa che non deve picchiare il suo compagno perché questo comporterà delle conseguenze negative per lui, perché verrà punito, e sa che invece fare un passo verso l'alto è un modo di creare empatia che quindi invece gli darà un vantaggio. Hay razones prácticas. No es lo mismo pegarle una bofetada a un semejante que tirarle una bomba atómica. E come esempio posso dire che non è la stessa cosa tirare uno schiaffo a un nostro pari piuttosto che lanciare una bomba atomica. Quiero decir que incluso el poderoso se da cuenta de que se puede destruir a sí mismo por medio de la violencia. Anche il potente si rende conto che può distruggere se stesso attraverso la violenza. Io credo che la violenza sia il maggior fracasso di un ser umano. Un ser umano, un padre, una madre, un professor che emplea la violenza è un uomo che ha fracassato, è una persona che ha fracassato come ser moral.
Penso che la violenza sia proprio il peggior fallimento dell'essere umano. Una madre, un padre, un professore che esercitano violenza hanno proprio fallito come esseri morali. Y creo que si introducimos estas convicciones de tipo moral o educativo en la sociedad, es posible que consigamos reducir la violencia, aunque la violencia no desaparecerá probablemente nunca. E penso che se riusciamo a tradurre queste convinzioni morali, ad esempio attraverso l'educazione nella società, riusciremo a ridurre la violenza, anche se la violenza non scomparirà mai. Y ahora voy a decir algo con respecto a las mujeres, porque me parece muy importante. Creo que las mujeres ya, instintivamente son menos violentas que los varones. Y me parece a mí que una de las grandes aportaciones a la democracia es el feminismo. Y se nota, yo lo noto, en que la presencia numerosa de la mujer en puestos de responsabilidad creo que redunda en favor de la convivencia armónica. Tengo esta convicción. E adesso vorrei dire una cosa che secondo me è molto importante che riguarda le donne. Cioè, io penso che le donne siano istintivamente meno violente rispetto agli uomini e penso anche che il femminismo sia stato un apporto fondamentale, il principale apporto alla democrazia. Il fatto che ci siano sempre più donne nelle posizioni di responsabilità non fa che rafforzare proprio la convivenza e l'armonia. Sono convinto di questo. Una anécdota personal. He vivido toda mi vida rodeado de mujeres. Mi madre, un personaje que lo llena todo. Mi madre, mi padre. Una hermana, ningún hermano. Una esposa con la que llevo 36 años juntos. Dos hijas, ningún hijo, y una perra. Y yo creo, esa es la conclusión, yo creo que me han educado entre todas positivamente. Adesso vi racconto un aneddoto personale. Io sono circondato da donne da sempre. Mia madre, prima di tutto, mia madre era così, quindi riempie tutto. Questa era mia madre e questo era mio padre. Una sorella, nessun fratello, una moglie con cui vivo da 36 anni, due figlie e nessun figlio maschio e una cagna. E devo dirvi che sono convinto che queste presenze femminili mi hanno educato. Okay. Una, sì, sulla una violenza domanda, come la racconti? Seconda sì. Domanda, sì. Qual era? Sì. La tecnica di contare la violenza? Come fai a raccontarla? Cioè, tecnicamente, come fai da scrittore a raccontare qualcosa che è estremamente difficile di raccontare? Sì, lo primero, la violenza che io he visto en mi tierra natal, en el País Vasco, no es un tema para mí. No es un tema que yo he descubierto en un archivo, en una hemeroteca, leyendo libros, que también, sino que es una vivencia personal. Ya desde niño he visto violencia en la calle, en la televisión, o sea, siempre he estado cerca de la violencia. Esto significa que también he visto muchos comportamientos de amigos, de vecinos, de personas desconocidas. Prima di tutto voglio dire che la violenza io l'ho vissuta nella mia terra natale. Per me questo non è un tema
E non è un tema che ho imparato leggendo negli archivi o nelle emeroteche, è il mio vissuto personale. La violenza l'ho vista per la strada, l'ho vista alla televisione, ho sempre vissuto, ho vissuto comunque la mia infanzia molto vicino alla violenza. E ho visto anche come la violenza si traduce in comportamenti diversi, che possono essere di rassegnazione oppure di rabbia. La materia prima de mis novelas o de mis cuentos no es la violencia, no es la política, no es la meteorología, no es el fútbol. La materia prima son los seres humanos concretos. Los hombres, las mujeres, los viejos, los niños. ¿Y cómo viven? ¿Qué piensan, qué sienten los seres concretos? Esa es la materia prima de mi literatura. Y por eso, leyendo una novela, el lector puede emocionarse, puede incluso derramar una lágrima. Mientras que si lee un libro de política, de historia, de sociología, se informará, aprenderá, lo cual es legítimo. Pero el terreno de la intimidad y de las emociones y los sentimientos es la literatura. Y eso es lo que yo intento hacer. Hablar desde la literatura, no a todo el público, sino de uno en uno, si es posible, claro. Porque para eso tiene que comprar mi libro y leerlo. La materia prima dei miei romanzi non è la violenza, non è nemmeno la politica, né la meteorologia, né il calcio, ma sono gli esseri umani concreti, gli uomini e le donne in carne ed ossa. E mi interessa descrivere come vivono, come pensano, come quello che sentono. Questa è la materia prima della mia letteratura. Il lettore che legge quindi può sperimentare direttamente anche a livello emozionale quello che sta leggendo. Ed è diverso leggere un romanzo rispetto a leggere un saggio, con cui il lettore si può informare, e questa è ovviamente una cosa legittima. Il senso, il cuore della letteratura sta nell'intimità, nel fatto di trasmettere emozioni e sentimenti. Questa è la mia volontà in quanto scrittore, cioè partire dalla letteratura per rivolgermi non alla gente, non a una massa di lettori, ma possibilmente, nei limiti del possibile, a ciascuno di loro, che in questo caso, per essere con me, dovrà comprare e leggere il mio libro. Io ho un'ultima domanda proprio sulla scia di quello che hai appena detto, e si tratta di un sentimento. Volevo leggervi tre frasi del racconto I pesci dell'amarezza, che è un racconto su una donna, una giovane donna che è vittima, è ferita in un attentato terroristico e la vita di lei e di un'intera famiglia ne viene rovinata. Ma lì c'è... Ci sono tantissimi racconti, poi tantissimi temi, poi il racconto è sempre una cosa molto emozionale, non c'è spazio per le tregue. E tu racconti un'altra emozione terribile, la paura. È la madre di lei che parla. Nella stanza va all'ospedale a cercarla, a cercare la ragazza ferita, non sa se è ferita o è morta. Nella stanza non la trovammo. Sentì una stretta al cuore. Io sono così, la paura mi assale subito. Sono quattro frasi che spiegano esattamente un sentimento umano, senza essere retoriche. Allora, visto che hai detto che ti interessano appunto le emozioni e descrivi le emozioni e le descrivi in una maniera bellissima, è una domanda completamente scema, però te la faccio lo stesso. Tu pensi che ad articolare, a dare nome alle emozioni, e parlando con ogni singolo lettore, perché scrivere un libro è anche un dialogo con ogni singolo lettore, è una cosa che in fin dei conti influisce sul mondo in una maniera più o meno positiva o no? O è solo un esercizio, scrivo perché ho bisogno di scrivere,
Non è una domanda sulla sociologia della letteratura, è una domanda sull'etica della letteratura. No, bueno, la ética está en mí, no en, en mi relación, o sea, no en el libro directamente, yo no teorizo en mis libros. Pero cuando yo escribo en casa, en soledad, pienso que al otro lado de la mesa hay un fantasma, que es el posible lector. Yo no le veo la cara, no sé quién es. Pero todo lo que yo hago está pensado para esa otra persona que está ahí. Y todos los efectos literarios, la técnica, las palabras, están elegidas en función de ese ser al que yo no conozco personalmente. L'etica sta dentro di me. Quando scrivo... E mi trovo quindi nel mio ufficio e scrivo in solitudine, penso come se mi dovessi rivolgere a una persona, un fantasma che si trova dall'altra parte del tavolo, non vedo il viso, ma per me è una presenza ed è il possibile lettore, e tutto quello che io lo penso per lui, gli effetti nella scrittura, le tecniche, le parole vengono scelte proprio per rivolgermi a questa persona che io personalmente non conosco. Io non sono tan ingenuo come per pensare che un libro può cambiare una società, può cambiare il rumbo della storia. Questo è molto soberbio, questo non è così. Però credo che non è poco lograr establecer un dialogo per mezzo dell'arte della parola, che è la letteratura, e che è lo che in definitiva io hago, pues, con otras personas. Hace años, pocas personas. Ahora he tenido la suerte de poder dirigirme a muchas personas, lo cual tiene también sus peligros. Por ejemplo, estoy muy expuesto. Ahora empiezo a ser interesante para la clase política. Intentan algunas personas saber qual è il mio pensamento politico. Io tengo che difendermi di questo per due ragioni. Una, perché non tiene nada a che vedere con la letteratura, e due, perché corro il peligro di simplificarmi, di accettare la semplificazione. E questo romperia ese diálogo profondo, sincero, con il lettore concreto. Non posso certo fare l'atto di superbia di pensare che la società si può cambiare grazie alla letteratura, però penso che non sia poco riuscire attraverso l'arte delle parole, che è appunto la letteratura, riuscire a stabilire questo dialogo con i nostri lettori. Questo è quello che faccio io. Inizialmente ho cominciato a farlo rivolgendomi a pochissime persone, poi ho avuto la fortuna di poterlo fare rivolgendomi a sempre più persone. Credo che questo però contenga un pericolo. Io sento che sono, per esempio, in questo momento molto esposto, comincio a essere un personaggio interessante per la categoria dei politici, cercano di capire quale sia il mio pensiero politico, e penso di dovermi difendere da questa sovraesposizione. Da una parte perché la politica non ha nulla a che vedere con la letteratura, e dall'altra perché incorrerei in una semplificazione e accetterei io stesso una semplificazione, e questo romperebbe il dialogo che riesco ad intrattenere con i miei lettori, che è profondo e che è sincero e che si rivolge appunto a persone in carne ed ossa. Grazie tante, e grazie alla nostra interprete, grazie a Fernando Aramburu, e leggete Patria, leggete Dopo le fiamme,
È un'esperienza molto bella leggere i suoi libri e se ne esce migliorati. Grazie. Ciao.